sai che oggi avrei voglia di fare due foto. Cioè, voglio fare due foto, ragazzi? Ma davvero? Davvero? Stai scherzando? No, voglio scattare oggi. Si fa uno shooting allora, va bene. Allora ci proviamo. Se avessimo un diffusore naturale è buono, però bisogna stare attenti comunque ai tempi di scatto. Sto scattando in manuale e in JPEG più RAW, giusto per darle qualche informazione. Andiamo avanti con lo shooting. Sto usando una Canon EOS 200D oggi. Sto montando il solito Yongnuo 50 mm che su APS-C, questa è una APS-C, diventa un 75 mm circa. Moltiplicata la focale, fate 50 mm per 1,5, 1,6 e viene fuori la focale esatta. Il diaframma è 1,8 per avere un po' di sfocato, un po' di bouquet. Lo si dice in Toscana e lui infatti è toscano. Lui è Andrea. Ovvio, Andrea Riccio. Che esperienze hai? Da dove vieni? Faccio il cantante, opinionista televisivo, un po' di cose. Abbiamo personaggi famosi oggi, importante. Oggi c'è il Migato. Mi trovo con Jacopo. Ma poi il modello più bello qual è? Lasciatelo scritto qua sotto nei commenti. Dopo, qual è il modello più bello? Sotto nei commentini lasciatelo scritto. Allora, ho visto, là, ho visto questo teatro, questo anfiteatro, chiamiamolo come vogliamo, IBM, là ci sono delle linee marroni interessanti, quindi le andiamo a sfruttare. Allora, adesso sfruttiamo questa cosa qua, no? Abbiamo fatto una prova prima, quindi le volte un po' così. Guarda un pochettino di gara, bravo. Bene, fermati. Ripieno. Fermo. Adesso mi allontano io, così ti prendo tutto il mio. Mi faccio da basso verso l'alto, ho finito le linee marroni. E tu sei pure con me, quindi fammi... Oh! Abbiamo cambiato la location, abbiamo cambiato gli outfit e andiamo avanti. Allora, stiamo andando avanti, però siccome si è fatta una certa, come si dice a Roma, sono quasi le 17, le 5 del pomeriggio e lui sta morendo abbastanza di freddo, un po', sono passato in una modalità manuale in priorità di diaframma. Ho alzato un po' gli ISO e quindi adesso vediamo un attimo come la gestisco. Comunque tutte le foto io le poi le vado a post produrre e come programma di post produzione uso Lightroom.
non Photoshop, perché come avevo detto un altro video che poi lo lascio qui magari cliccate nelle schede, non mi piace andare a deformare molto le persone, a cambiare, a togliere i profili eccetera. Il modello barra la modella deve venire già pronta per me, va bene, ok, deve essere già top arbacio. Quindi adesso andiamo avanti e vediamo un po', perché le luci, come ripeto, stanno abbassando, però loro stringono i denti e andiamo avanti. Ragazzi, come sta andando? Sta andando tipo alla grande, al top del top, con un grande fotografo, mezzo, sempre top. Meglio di così penso non poteva andare, dai. Ma dite la verità, che vi ho pagato per dire ste cose? Sì, cioè, sono 50 euro, ragazzi, se lo seguono 50 euro e basta. Sappiate che per questa foto ci sono 50 euro, in realtà nemmeno le foto ci ha fatto. Tutto finto. Il video su YouTube e basta. Tutto finto. Tutto finto. Allora, dove le trovate voi, i vostri Instagram? Allora, qui sotto Jacopo Sabinos, Jacopo trattino basso Sabinos, e qua sotto Andrea Riccio. Va bene, d'accordo, proseguiamo con lo shooting? Continuiamo, vai, che continuiamo. Ci proviamo, facciamo finta. Qua andiamo. Andiamo, si vede. Malissimo, raga, strafreddo. Si prova? Proviamo? Bene, sei un po' dietro. Avremo finito in teoria. Jacopo sta scongelando, però adesso il caso di vedere anche Andrea. Allora Andrea è conciato peggio di Jacopo. Vabbè, ho scattato senza maglietta, sono un pochino più giustificato, perché scattando senza maglietta sta tipo congelando un botto, raga, ma tantissimo. Dalle 14 che siamo qua e sono praticamente 17:30. Siamo a febbraio, facciamo i calcoli. La temperatura adesso è di 7 gradi e noi, che dire, ci vediamo al prossimo video. Rimanete sintonizzati perché un prossimo shooting, un prossimo, non lo so, un prossimo SMR. Ci vediamo comunque a presto. Ciao, un saluto.